Ricordo un papa famoso che disse una volta al suo cardinale vicario di Roma, dice, vede, Eminenza, noi, quando io mi affaccio dal Vaticano voglio vedere Castel Gandolfo, ma niente in mezzo. Cioè negava tutta la realtà della diocesi, del cardinale vicario, dei parroci, Voleva lo perché spazio libero voleva lo davanti a spazio sé. libero per parlare, che è tipico dei carismatici, cioè ho il carisma e parlo E direttamente questo con i Gesù. leader politici sono maestri, no? Con i loro balconi Ma se digitali non per c'è il poterlo fare, carisma, no? e se non c'è il carisma? Però abbiamo visto dei leader carismatici ultimamente, abbiamo visto Matteo Renzi, Silvio Berlusconi, prima Matteo Salvini, no? Sono tutti leader che Sono vorrebbero leader questo che canale preferenziale. hanno cercato la disintermediazione, che hanno cercato il rapporto diretto. Non è detto che poi fossero carismatici davvero. Se tu vuoi fare il carismatico devi distruggere, ma se poi non lo sei, se naturalmente, se strutturalmente sei una persona normale, puoi distruggere il sindacato, puoi distruggere i tuoi compagni di partito, puoi distruggere le province italiane, puoi distruggere le comunità montane, così c'ho il deserto e io parlo al popolo, ma se poi non c'hai la capacità di parlare al popolo, tu avresti comunque bisogno di una mediazione, comunque bisogno di una mediazione, può essere giornale, può essere, perché non puoi vivere di Twitter o di comunicazioni unilaterali, dicendo parlo io e me sto Perché alla zitto. fine, in qualche maniera, la realtà ti presenterà il conto. Ti presenta il conto perché alla fine qualcuno dice no, se voglio cambiare le cose non mi posso stare direttamente col potere, devo fare un'alleanza con qualcuno, con l'amico, con. Però nel